Amica! Ehi, amica! Ciao! Allora, pronta per il fatidico Ferragosto? Fammi indovinare, lo trascorri da sola anche quest'anno? Lui non è riuscito proprio a mollare moglie, compagna, fidanzata, nemmeno quest'anno. Già, stanno insieme da troppo tempo. Non ci sta più quella chimica che invece con te ci sta e come? Però ci sono tanti altri legacci, tipo il divano da cambiare, il figlio che deve affrontare un anno scolastico difficile, la suocera che non si sente bene, il criceto che ha il raffreddore, la nonna che muore, eccetera, eccetera. Insomma, amica, pure tu che continui a chiedere e chiedere di avere un ruolo diverso che lui ha deciso di non darti, non devi rompere così le palle, se no diventi peggio della moglie, fidanzata, compagna. Scusa, rovini tutta la poesia. Le regole del gioco erano chiarissime per lui. Lascia sta che ti ha detto tante volte che se tornasse indietro sposerebbe te e non la moglie. Quello si fa per dire, amica. È possibile tornare indietro? No. Quindi sta sparando cazzate random. Lascia sta che dice che quello che prova per te non lo ha mai provato per nessuno. Repertorio vecchio pure questo, amica. Te stai a fidà? Di chi? Di uno che sta tradendo la moglie, compagna, fidanzata, ma torna a casa da lei. Sta bello pacioso sul divano a guardare la TV e passa ogni festività in famiglia. Allora te la stai a cercare, amica. Fa una cosa nuova. Prenotati una bella vacanza. Rifatti il guardaroba. Cambia la SIM al cellulare e staccati dai social. Insomma, spa-ri-sci. Fosse la volta buona che ti ritrovi anche, amica. E dai!